soffiando vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri di amanti perduti così come noi. Sono frasi d'amore pensate, ma dette soltanto a metà. Questa, se non mi sbaglio, è la cerimonia della premiazione di fine d'anno. Il prefetto... Questo non è Morio? Sì, è il povero Morio. Perché povero? È morto, poveraccio. Poveretto, quanto mi dispiace. Era così un bravo ragazzo. E poi così giovane. Alla tua salute, caro Leduc. Alla tua, Negret. Senti, da quanto tempo sei in pensione? A fine ottobre fa 2 anni. Sei ringiovanito di 10. Capirai, dopo che per 30 anni mi sono avvelenato il sangue qui dentro. Ti invidio, caro Leduc, veramente ti invidio. Riposa, quella vita tranquilla, l'aria di campagna. La campagna, ma non è detto che anch'io, sai, prima o poi... Senti un po', perché non viene a passare qualche giorno da me? Non faccio per vantarmi, ma non mi manca niente nella mia Villefranche. Villefranche? Quale? Siamo pieni di Villefranche in Francia. La mia è in Borgogna, a 20 chilometri da Bergerac. Mm-hmm. Dai, vieni. Ho a casa una donnina. Ma cosa vai a pensare? Stai tranquilla, è vecchissima. Soltanto che è una cuoca stupenda a facerti mangiarini. E poi lei è contenta quando ha ospiti. Beh, quasi quasi. Beh, in ufficio pratiche urgenti io non ce ne ho. Dunque, mia moglie è innalzata alla sua sorella che aspetta un nipotino. Mi tocca star solo. Senti, come ci si arriva nella tua Villefranche, eh? Buonasera, commissario Magret. Buonasera, c'è un posto qui? No, mi spiace, il vagone letto è tutto prenotato. Dove deve andare? A Villefranche. Già, 2 fermate dopo Bergerac. Mm. Sì, su tutte le altre carrozze dovrebbe cambiare alle Bourne. È piena notte però. Un po' scomodo, Ma può darsi che qualcuno non si presenti, regolarmente succede. In tal caso l'avvertirò, stia tranquillo. Grazie, sì. Intanto mi piazzo al vagone al ristorante. È in testa. Grazie. Permesso? No. No, mio caro. Nel pollo Celestin i champignon vanno aggiunti dopo aver fiammeggiato il pollo col brandy. E sempre, dico sempre, dopo i pomodori pelati. E sempre prima della panna. Ecco. Grazie. Date tanto. No, qui mi meraviglio. Mi meraviglio dalla temperatura di questo Châteauneuf du Pape. No, non è giusta, no, è leggermente... Leggermente troppo calda, è tollerabile, sì, ma almeno 2 gradi di più. C'è un'unica cuccetta di seconda classe. Il resto è completo, mi dispiace. Capisco che non fa piacere dormire con gente che non si conosce, ma... Ma meglio che traslocare in piena notte, eh? Sì, il numero 9.
coppa. Siamo rimasti. Sì, ma te la tenga il fiato che vedrà che. No, provi un po' a dare una piccola spinta. Da questa parte. Forse è meglio che io torni indietro. A volte non indietro. Sì. Ecco. Grazie. Buon riposo. Signore, ha bisogno di qualche cosa? Non si sente bene? Anche chiudere la porta. Ma il treno sta rallentando. Dovremmo essere vicini a Bergerac. Ma cosa fa? Adesso potete entrare. Il dottore però raccomanda di non stancarlo troppo. Del resto ha proprio lo sguardo di un pazzo. Ci sei cascato, eh? Sono proprio contento di vedere che faccia hai. Chi è lei? Io sono il commissario di polizia di Bergerac. E davanti a te ci sono il signor procuratore e il signor cancelliere. Avanti, parla! Con chi ce l'avevi questa notte? Un'altra donna, eh? Ma questa volta hai avuto il fatto tuo. Guardi nel mio portafogli. Sono i documenti, sono... Lo sai benissimo di non avere documenti. Eri in maniche di camicia. E nella tasca dei pantaloni avevi solo la rivoltella. Ah, sì, capisco. Sì. Sì, ma telefoni a Parigi, alla polizia giudiziaria. Sono Maigret, commissario Maigret.
Bergerac ha detto? Ah, beh, allora... Allora, qui vicino c'è Villefranche, no? C'è il mio collega... Il mio collega Leduc. Può chiamare lui. Che delusione che gli hai dato. Erano convinti di avere fatto il colpo grosso, di avere agguantato il mostro, il pazzo di Bergerac. E chi sarebbe? Magari il mio mancato assassino? È probabile, Maigret. Da un mese qui non si parla d'altro. Anche nei dintorni, nella mia Villefranche. Vedi, Bergerac è una cittadina tranquilla, normale. Non succede mai niente. Ma cosa è successo, insomma? Dunque, è cominciato tutto circa un mese fa. Trovano sulla strada provinciale il cadavere di una donna, strangolata. Ma non solo strangolata, con un lungo ago piantato nel cuore. Attenzione, conficcato nel cuore dopo che era già morta. Lo ha stabilito l'autopsia. E chi era questa donna? Dunque, era una certa Leontine Moreau della fattoria del Moulin Neuf. Non le hanno rubato nulla. E nessuna violenza. E benché fosse una donna piacente, è stata uccisa di sera tardi. Era andata a far visita alla cognata. Questa è una. L'altra... Ah, perché sono due? No, sono quasi tre. Sarebbe quasi tre, scusa. Adesso ti spiego. Dicevo, l'altra era una ragazza di 17 anni. Stava andando in bicicletta sulla stessa strada. È stata trovata nelle medesime condizioni della prima, strangolata e ago conficcato nel cuore, una quindicina di giorni dopo. E una settimana presso è toccata a una cameriera dell'albergo La Croix Blanche, giovane e bellina. Era andata a trovare un fratello che abita nella casa cantoniera a 4-5 chilometri da qui. Improvvisamente si è sentita salire alle spalle, ma siccome è una ragazza giovane, svelta, agile, è riuscita a divincolarsi e a addentargli la mano. Allora il pazzo è fuggito, urlando, fuggito nel bosco. Anche lui? Come anche lui? Perché anche il mio aggressore è sparito dentro il bosco. Ma almeno è riuscita a vederlo questa cameriera? No. Purtroppo solo di spalle. Qui sono convinti che si tratti di un pazzo, di un maniaco che si nasconde nei boschi o nelle grotte qui attorno. E così, capisci, quando ti hanno trovato svenuto, insanguinato, sono stati sicuri, convinti ad aver messo la mano sul pazzo di Bergerac, che questa volta non era riuscita a farla franca. E invece non sono che il secondo scampato. L'altra, la cameriera, hai detto che lavorava... In un albergo? Sì, l'hotel La Croix Blanche. Il dottore. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Non stanchiamolo troppo, l'ammalato. Deve parlare poco, deve riposare. Ancora questa febbraccia. Molta? Abbastanza, perché persiste uno stato infettivo. La pallottola era penetrata a fondo, avesse visto? Dottore, chiami la barella, lo portiamo in sala. Speravo di ritardare la medicazione, ma c'è la febbre. Dottore, siamo qua. Bravo, signor Maigret. Neppure un lamento. Fasciatura ben stretta. Ah, la leghi anche attorno al torace. Cosa ne dici della mia ferita, dottore? Lentamente, ma migliora. Appena superato questo stato infiammatorio, la febbre diminuirà, senz'altro. L'importante è che lei rimanga tranquillo. Detto fra noi, dottore... Lei cosa ne pensa personalmente del pazzo di Bergerac? Crede anche lei, come la gente del paese, che si tratti di uno squilibrato che vive nei boschi? No. Sarà invece un uomo che nella vita di tutti i giorni si comporterà come me e lei, non crede?
Può darsi. Beh, in altre parole, ci sono molte probabilità che gli abiti a Bergerac vi eserciti una professione qualunque, no? Ha qualche idea lei in proposito? Beh, teoricamente tutti possono avere delle tare cerebrali nascoste. Ma così si può sospettare l'intero paese. Sì, sì, infatti, in questo tipo di delitti nessuno può essere escluso dalla rosa dei sospetti. Il sindaco, il procuratore, il primo passante, i suoi colleghi, il portinaio dell'ospedale. Beh, non si agiti troppo. No. La ferita è più grave di quanto non pensi. Quanti abitanti ha Bergerac? Circa 16.000, perché? Che tutto mi importa, credere che il pazzo appartenga ad una classe sociale superiore. Lago, per esempio. Che vuol dire? Come voglio dire? Quel lago piantato esattamente nel cuore, per due volte di seguito, prova una certa conoscenza dell'anatomia, non le pare? Certo che la cosa fa pensare. No. Infermiera. Dottore? È un buon hotel, la Croix Blanche? Beh, sì, per una cittadina di provincia. Poi la cucina è ottima. Ah. La padrona fa certi piatti che... Perché questa domanda? No, perché il mio collega Leduc non fa che decantarmi nelle meraviglie. Crede che sia troppo presto per trasferirmici adesso? Beh, un po' prestino. Un po' prestino. Perché non si trova bene qui? Sì, benissimo, mi trovo benissimo, dottore, lei è un medico perfetto, ma è che mi sento un po' troppo in ospedale, ecco qua. Sì, va bene, ma per l'assistenza? Ah, ma sai, io ho una moglie, sa, dottore. Beh, finora non l'ho disturbata per non impressionarla, ma adesso potrei chiamarla, è da una sorella a Strasburgo. Beh, ne riparliamo fra qualche giorno. Sì? Sarò lieto di favorirla. Grazie tanto, dottore, grazie. Grazie, dottore. Birra, signora Maigret! Glielo dica lei, dottor Rivaud, che non deve bere tutta questa birra. Dieta, signor Maigret. La febbre sussiste. Grazie, signora. Ah, prego. Beh, la ripasserò domani mattina a quest'ora. Commissario? Edric, corretto. Arrivederci, signora. Grazie. Arrivederla, dottore. E mi raccomando, la dieta. Birra, signora Maigret. Ma come? Ma proprio adesso? Ma c'è le Duche muore di sete. Ha fatto 20 chilometri per venirmi a trovare, capisci? No, veramente io ho già preso sotto al caffè. Non... Ah, ti ci metti anche tu, eh? Adesso ho capito perché ti piace tanto questo albergo. È inutile che tu fingi di venirmi a trovare. Vai pure, vai di sotto a fare il cascamorto con la padrona, vai. Calunnie, signora, non gli dia retta. Ma se anche fosse, la signora Emilie è un ottimo partito sotto tutti i punti di vista. Ma tu adesso non cambiare il discorso per non darmi la birra, hai capito? Se vuoi coccolarmi come un bambino... Allora vai ancora da tuo nipote e valla a coccolare, capito? Non ne ha davvero bisogno. Mia sorella è così felice della sua parte di nonna che non vuole nessuno fra i piedi. Del resto quel bambino è una meraviglia. Pensa, le 5 chili appena nato, povera madre. Ma sai chi è il padre? È tuo nipote, Filippo. Filippo, il poliziotto. Ah, già tu non hai fatto tempo a conoscerlo, no, capito? Ecco. Grazie. Ah, ecco, la birra. Grazie, signora Maigret, grazie. Questo è a compenso di tutte le mie sofferenze, perché arriva questo profumino di tartufi, ma lo senti, le Duche, io devo accontentarmi di questa crema al limone. Ecco. Come, avevi detto che era un capolavoro? Sì, cara, sì, ma i tartufi, qui li servono come se fossero patate, lo sai, anche nei pranzi a prezzo fisso, e io non dice niente. Dove vai adesso? A farvi dare dalla padrona qualcuna delle sue ricette. Ma sì, per la cena, per me, tartufi, eh? Ma tu sei matto, Maigret, eh? Per quando sarai guarito? Presto, fammi il piacere, caricami la pipa, poi vieni ad accendermela, sai?
Ah, almeno tu hai la delicatezza di non parlarmi della tua cuoca. Ah, è proprio vero, eh? Da qui si domina tutta la piazza. La finestra, come vedi, dà sulla piazza principale. Qui ci sono i negozi più importanti, gli uffici più importanti, la procura, il commissariato. E così, capisci, nel corso della giornata, prima o poi ci passa tutto il paese. Sì, il cuore di Bergerac. Te l'avevo detto, no? Questa è la più bella stanza di tutto l'albergo. E poi anche la più grande, pensa, di due ne hanno fatto una. E magari tra quella gente circola il mio mancato assassino, eh? Di un po', le due. La prima vittima, la donna del Moulin Neuf, era sposata, aveva figli? No, era la figlia del fattore, un uomo molto anziano. E situazioni particolari in famiglia? No, niente di interessante. Pare fosse un po' inattrito col padre. Lui la rimproverava sovente, diceva che era una civetta, perché andava a mungere le vacche col vestito della festa. Sai, per un vecchio di campagna da questa parte sono cose che fanno scandalo. Già. E storie con uomini? No, almeno a quello che dice la gente. Ecco, guarda se l'ho caricata come vuoi tu. Grazie, grazie, non posso pretendere troppo, eh. Grazie tanto. Per te. Buona, eh? Grazie. E della seconda vittima, la ragazza in bicicletta, che si dice? Ce l'aveva l'innamorato? Non si sa. Ogni tanto andava a Parigi per una quindicina di giorni a trovare una zia. E poi c'è la cameriera. Ah, già, quella che lavora qui in albergo, quella che si è salvata, eh? Ecco, francamente su quella ho i miei dubbi. Avanti allora. Sentiamo? Signor procuratore, prego. Quale onore. Prego, si accomodi. Si accomodi. Signora Maigret, permetti che ti presenti il signor D'Urso, procuratore della Repubblica di Bergerac, mia moglie. Molto, molto lieto, signora. Grazie. Si accomodi. Grazie. Si accomodi. Signor commissario, siamo tutti dolenti per lo spiacevole equivoco iniziale. Ma capirà, lei era senza documenti. Ah, la mia giacca è stata ritrovata, lei lo saprà, eh. Però il portafogli è scomparso. Deplorevole. Tutta questa faccenda è veramente deplorevole. Che delitti così atroci succedono a Parigi, dove il crimine, per così dire, è un male endemico, ma qui da noi, per fortuna, lei è in buone mani. Sì, signor Rivaud è un chirurgo in gamba. Pensi, allievo del professor Martel di Parigi. Ah. La mia specialità è la ratatouille. Penso che non dovrebbe far male a suo marito. In fondo sono solo verdure. Guardi, ci vogliono due cipolle. Una e due. Due melanzane. Una e due. Due peperoni ma grossi. Uno e due. Ah, quattro pomodori maturi. Due, tre e quattro. Ecco. Qualche spicchio d'aglio. Ecco, ne prendiamo due, due. Ah, qualche chiodino di garofano non ci sta male. Dell'olio d'oliva, sale, pepe e prezzemolo. Innanzitutto bisogna far dorare in padella le cipolle. No, poi... no, per carità, signora mia, non parli con mio marito di queste cose, sana. Lui è un goloso, un mangione, no, poi adesso è anche malato, no, 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 no. Sarà meglio preparargli una pastina in brodo. Pastina in brodo? Sì. Oh, va bene. Sì.
Buona giornata, signora Emily. Giorno. Vede, signor Maigret. Come vede? Come? Adesso mi chiamo il signor Maigret, via. Non sono un collega, forse. Magari un po' più anziano, ma sono sempre un collega. Ma ci vogliono almeno 3 scatti per arrivare al tuo grado. E sapessi come ci badano qui alle distanze. Io non sono di qui, siamo 2 commissari di polizia e basta. Io la ringrazio, ti ringrazio. Senti, tra di noi, hai o no un'idea di questo assassino che non lascia tracce? Io oltretutto ho una questione personale da regolare. Ma per me si tratta delle vittime di un pervertito. Ma non escludo che la seconda, la giovanetta, poteva essere una testimone pericolosa, che l'assassino ha dovuto eliminare. Questo te l'ha detto il nostro Leduc, eh? Fuma. Beh, ti dirò che Leduc è un chiacchierone. No, l'odore del tabacco. Sì, è un'ipotesi che avevo fatto ieri con lui, ma ripensandoci trovo che non ha fondamento. La ragazza è stata uccisa 15 giorni dopo la prima vittima. Se avesse saputo chi era l'assassino della prima ragazza, avrebbe avuto tutto il tempo per denunciarlo, non ti pare? Beh, ma e allora? Ma io lo chiedevo a te. Io capirai, sono inchiodato qui. La sola umanità che vedo è quella che passa sotto quella finestra. Ecco, e qui ci siamo noi. E questo è il fiume? Sì, qui la Dordogna fa un'ansa prima dell'abitato, poi attraversa la parte vecchia della città. Se non ci fossero quei palazzi lì di fronte, si vedrebbe anche di qui. Oh, dimenticavo, le ho portato tutte le cartoline che ho potuto trovare della città, così potrà farsi un'idea più esatta. Ecco, guardi, questa è la piazza e questo è il mio hotel. Qui, ecco, guardi qui. Questo è il punto preciso dove lei si è buttato dal treno. Ah. E questa è la strada provinciale, quella dei delitti. Per capirci, la zona del Moulin Neuf. Ora può dire di conoscere dal suo letto tutta la città. È una piccola città, vero? Sì, ma è in questa piccola città che il pazzo, chiamiamolo pure così, va, viene, circola, avvicina gente e quando gli va uccide o perlomeno ci prova. Ah, mi ha portato l'elenco del telefono di Bergerac? Certo, e anche questo. Cos'è? Che odore, ma cos'è stavolta? Mangi, poi mi dirà. Sì, sentiamo un po'. Che buono. Stia tranquillo, sua moglie è uscita adesso. Non mi farà male? Male? Ma no, la rimetto al mondo. Lei è un gioiello, Emily. Un intenditore come lei è un gioiello, Maigret. Attenzione, mio povero braccio. Oh, mi scusi, mi perdoni. No, la imbocco. No, lei avrà da fare, lei non... Ma no, si figuri. Forse lei penserà che chi ha un esercizio pubblico debba considerare i clienti in modo impersonale. No, io non la penso affatto così. In questa maniera il mondo non cambierà mai. Io cerco nel cliente l'essere umano, l'occasione di una... di un rapporto più personale. Molto. Sa che è squisito? È un po' piccante però. Sì. Ecco. Arrivederla, signor Maigret. Arrivederci. Leduc, tu non hai visto niente, eh? Leduc, bicarbonato.
Porta. Come va? Bene, bene. Come ti senti? Così, abbastanza. Abbastanza bene. Bene. Cosa sono tutti quei libri? A vedere. Psicopatologia criminale. Le malattie della mente. La perversione della sessualità. Ettore, ma dove li hai presi? Me li sono fatti prendere dalle Duc alla biblioteca municipale. Anche l'elenco del telefono? Certo, ma né questi libri, nella carta topografica, nelle cartoline della padrona, nelle chiacchiere di Le Duc potranno aiutarmi a cavar fuori un ragno dal buco. Scotti. Scotto. Scotti, lo sai? Che bello. Chissà cosa dirà il dottore, Ma non devi stancarti così. Ma sai. Tieni. È inutile. Quando uno è mobilitato come me, è meglio che si rassegni. Senti, a proposito. Quando viaggi, non usi sempre il tuo permanente gratuito? Come no? Vuoi che butti via i soldi? Allora, quella sera su quel famoso treno lì, quando hai preso quel famoso treno? Sì. L'avevi dimenticato? Ma niente affatto, no? Se non mi portavano via il portafoglio te lo farei vedere. Era nel portafogli, Maigret, tu hai comprato il biglietto quella sera, pensaci bene. Della cuccetta, sì, ma non del treno. Della cuccetta e anche del treno. Eccolo qua. Va. Non è tuo? Guarda la data. Dove l'hai trovato? Ammetti che è tuo. Non è mio. Ma dove l'hai trovato? Ma lì fuori, davanti alla porta, mezzo nascosto sotto il tappetino. Adesso, entrando. Sotto o vicino al tappetino? Insomma, lì, accanto al muro. Parigi, Bergerac. Allora? Leggi la data, che non riesco... Sì. Qui ci vogliono gli occhiali, che... Ecco, 8 ottobre. 8 ottobre? 8 ottobre. Ma è proprio il giorno che sono partito da Parigi, mercoledì 8 ottobre. Da quanto tempo questo biglietto sarà là? Senti, stamattina alle 8:30 non c'era, perché ho sbattuto io il tappetino. Ma adesso che ore sono? Sono le 7 passate. Senti, facciamo l'elenco di tutte le persone che sono venute qui dopo le 8:30. Scrivi, prendi il taccuino e... Scusa, scrivi. Sì. Scrivi. Dunque. Sì, dunque, aspetta. Dunque, alle 9 è entrata Emily, la padrona, per sentire come stavi, no? Sì. Poi verso le 10 è venuto il dottor Rivaud per la medicazione. Ecco, scrivi allora Emily, virgola, Rivaud, e poi... No, aspetta, metti i nomi in colonna. Beh. A mezzogiorno... Prima tu mi hai fatto la barba, sì. Mi ricordo benissimo. Poi è venuto il procuratore. No, il procuratore. Mentre se ne andava è entrato il commissario. Poi sei entrata tu a portarmi il pranzo. No. Sì? No. Prima è venuto Le Duc. No, prima si è entrata. Ma prima è venuto Le Duc, Maigret. Scusa, giusto. È giusto, scrivi Le Duc. Le Duc. Aggiungi cameriera. Beh, essere precisi. Quella lì è entrata due volte. Va bene, tu scrivila due volte. Due volte anche la padrona e anche Le Duc sono tornate tutti e due nel pomeriggio. Sì, hai capito? E poi ti è venuto, aspetta, poi basta, poi nessuno, soltanto tu col biglietto. Senti, chiamami al telefono il capo stazione. Guarda, non si può, un capo stazione non si può chiamare, si può chiamare per telefono, bisogna andarci di persona. Devo andarci io, Devi andarci, No, sì, perché sei stanca? Oddio mio, non sono ancora morta di fatica, ma... Ci vado. Grazie, è proprio necessario. E già che ti muovi, scusa, fammi piacere di dare un'occhiata anche in altri due posti.
è sempre la conseguenza di quel tuo biglietto. Mica l'ho trovato io, capisci? La colpa è tua. No, scusa. Anzi, il merito è tuo. Il merito. Sai che merito. Senti, allora, che cosa devo dire anche a tua stazione? Dunque. E dimmi anche quali sono gli altri posti dove devo andare. Sì, naturalmente. Naturalmente. Allora, fai vedere. Quant'è? No. Sì? C'è qualche ancora linea. Sì. Qualche linea. Allora, senti, tu vai in altri due posti. Prima vai alla capostazione e dopo vai. No, signora, questa è la casa del signor D'Orso, procuratore della Repubblica. A D'Orso? So. Mi scusi, si vede che mi hanno dato un'informazione sbagliata, sai, io non sono di qui, sono forestiera. Mi scusi tanto, allora, grazie. Grazie. Prego. Che mi fa? La moglie, poverina, deve contare ben poco in quella famiglia. È venuta fuori, sai, io l'ho vista. Ma non l'hanno neanche guardata. Ma io lo sapevo che ci saresti riuscita. Ma cosa aspetti? Cosa aspetti a dirmi la cosa che mi interessa di più? Cosa ti ha detto il capostazione? Ah, sì. Dunque lui è sicuro che nessun viaggiatore è sceso dal treno giovedì mattina alle 4. Ecco, allora è altrettanto certo che il biglietto ferroviario che hai trovato qui davanti appartiene all'individuo che dormiva nella cuccetta sopra di me. Ma io non capisco però perché ha sentito il bisogno di scendere prima dell'arrivo del treno in stazione. E io non capisco perché mi abbia sparato. Ma almeno adesso, adesso ho capito come devo comportarmi. Sai dirmi niente della vita intima del dottore che mi cura? Il dottor Rivò? Ma giusto dei pettegolezzi. Si mormora che la cognata sia la sua amante. Ah, vedi che io, Ma col permesso della moglie? Allora sai già. No, così, so. E il procuratore, signor D'Orso? Sembra che sua sorella, una vedova, sia pazza. C'è anche chi dice che l'abbia fatta ricoverare lui per mettere mano sul patrimonio. Beh, non è questo che mi interessa, ma la sua vita privata. Non è sposato, vero? No, vive solo. Ha fama di misantropo. Però va a Bordeaux 2 o 3 volte al mese. Cosa ci va a fare? Si vede che viene da Parigi. Parli di queste cose con una indifferenza. E tu si vede che vivi lontano da Parigi. Ne parli con una cautela che non ti conoscevo. A proposito, ci vai spesso a Parigi? Giusto un paio di volte all'anno. L'ultima volta ci siamo visti nel... Sì. Cosa c'entra? E la tua cuoca quanti anni ha? 65. Che cosa vorresti insinuare? No, niente, ma nessuna ragazza nei dintorni. Beh, la nipote che viene ogni tanto ad aiutarla. Ah, ecco. E tu e lei? Signora, lo faccio aspettare. Ma tu che hai ragione, Maigret. Lui ha già a chi pensare. Alla padrona dell'albergo. La signora Emily, no? Ah, sì? Signora, non mi faccia parlare. Non sai cosa dovresti fare per essermi utile, vecchio mio? Riuscire a sapere chi era assente da Bergerac mercoledì scorso 8 ottobre. Bergerac ha 16.000 abitanti. Aspetta, guarda che mi interessano soltanto il dottor Rivò, il procuratore, il commissario di polizia, tu
no. No, Negre, adesso basta, adesso hai passato il limite. Andiamo, calmati, le Duc. Io ho da fare, ho i miei impegni. Ma siediti, ti dico. Sì, le Duc, la prego. Mi stammi a sentire, andiamo. Qui a Bergerac c'è un uomo che ha tutte le apparenze di una persona normale, ma che all'improvviso è preso da crisi di pazzia e commette... E tu mi metti nel mucchio dei possibili assassini. Credi che non abbia capito il significato delle tue domande? Riverisco, signora. Bravo, bravo, ti ringrazio. No, aspetta. A un collega, a un amico. Oh, non far così, andiamo. Caratteraccio, sempre così è stato, sempre così. Accendimi la pipa, per piacere. Oh, la pipa. Ma cosa t'ha fatto quel povero Le Duc? Ma niente. Io non t'ho mai visto così indisponente con nessuno, sai. Con un collega, poi. Si direbbe che tu pensi davvero che lui abbia potuto... No, bravo, spero proprio di no. Ma in tal caso vedrai, presto tornerà, capirà che il biglietto l'ho trovato. Mi dà il dovere di sospettare anche di lui. È sicuro che quella ferita non abbia influito sulla intelligenza del mio amico? Oppure... non so come dire. Ma abitualmente è un uomo intelligente? Oh, sì, sì, molto intelligente. Non ne ha sempre l'aria, ma lo è. Buongiorno. Buongiorno. Quel fagiano... è per fare il brodino ai clienti di riguardo? Sì, ma quelli intelligenti. Cosa le ha detto? Chi? Il mio ex collega, Le Duc. Non l'ha incontrato di sotto? Le avevo prescritto riposo assoluto. Lei addirittura si alza dal letto. E beve, e fuma anche. Oh, quella pipa, dottore, dovrebbe proibirgliela assolutamente. Senta, dottore, mi potrebbe dire a quali intervalli sono stati commessi i delitti del nostro pazzo? Il primo un mese fa, il secondo qualche settimana dopo, poi il venerdì successivo il tentativo mancato. Sa cosa penso, dottore? Che siamo alla vigilia di un nuovo attentato, dirò di più. Se non si verifica vuol dire che l'assassino si sente sorvegliato, ma se il delitto ha luogo, allora... Allora? E allora si potrà procedere per eliminazione. 38 e mezzo. Non è possibile. Invece di così. Signora, posso lavarmi le mani? No, certo. No, ma il termometro, prego, si accomodi. Senta, supponga, dottore, che al momento del delitto lei si trovi in questa stanza. Eccola di colpo fuori causa, Poi supponga che il procuratore d'Urso sia a Bordeaux, il commissario a Parigi o in un altro posto, il mio amico Le Duc a casa del diavolo. Tutte circostanze probabili, naturalmente. E in tal caso, capisce, l'identificazione... Insomma, lei restringe il campo delle possibilità. Diciamo, delle probabilità. Vede, io restringo la cerchia dei probabili assassini alle persone che sono venute ieri a trovarmi qui in camera. E perché mai? Perché forse avrò un motivo. Per esempio, dov'era lei mercoledì scorso? Mercoledì? Sì. Ma mi pare... Ah sì, ero a La Rochelle. Dica un po'. Devo considerarlo un interrogatorio ufficiale? Ma cosa dice mai, dottore? Ha bevuto soltanto birra oppure qualcosa di più alcolico? Chi lo sa, dottore? Sa, quando non ci sono io, arrivederla. Maigret, ma
Ti rendi conto di quello che stai facendo? Il dottore non ha detto niente perché è una persona educata, ma tu stai provocando tutti, vero? Tutti. Ma è questo che vuoi? Infatti, è questo che voglio. Vieni qua. Vieni con me, cara. La vedi? No, aspetta. La vedi quella tipografia là sulla piazza? Sì. Ecco. Vai dal padrone e digli così che venga su qui nella mia camera, eh? Ma come ancora devo... Fammi piacere, Hai visto quella gente che passeggia tranquilla, spensierata? E quella ragazza? Com'è bella, eh? Ah, spensierata. Beh, vorrei proprio impedire che una ragazza come quella finisse... Un pazzo che vuol fare anche il furbo. Avviso. Mercoledì alle ore 9:30, all'hotel Croix Blanche, il commissario Maigret darà un premio di 100 franchi a chi gli fornirà notizie sulle aggressioni avvenute recentemente nella zona di Bergerac. Buongiorno. Ma sarà vero che gli daranno 100 franchi? Certo che li daranno. Perché non li devono dare? È scritto lì. Buongiorno. Buongiorno. Speri davvero che qualcuno si faccia vivo? Ah, eh? No, vedrai, è un avviso fatto apposta per attirare tutti gli esaltati, fantasiosi, nevrastenici, pazzi. Cerchiamo, sì o no, un pazzo? Allora... Beh, senti, a questo punto io esco. Mi sentirei troppo imbarazzata. E poi ho anche qualche spesetta da fare. Entra, le Duc. Ti riferisco, signora. Beh, ciao. Ciao. Arrivederci, le Duc. Giorno. Ieri sera non ti sei fatto vivo, eh? Io ero in pensiero. Oltretutto dovevo consigliarmi con te. Ho dovuto decidere da solo. Hai visto il manifesto? Quale manifesto? Beh, siedi. Fra qualche minuto cominceremo ad avere visite e devi darmi una mano. Che visite? Sì, del nostro pazzo di Bergerac e dei suoi compagni. Ascolta, guarda, io metto la mano sul fuoco che proprio lui, il pazzo, non mancherà. Avanti. Qualche informazione? No, commissario. Volevo solo chiederle se posso far passare tutti coloro che vengono. E come no? Ingresso libero a tutti. Va bene. Lui è come lei, signora Emily. Cerca il rapporto umano negli altri. Solo che lei lo cerca in chi sì e in chi no. E lui invece in tutti. Che vorrebbe dire, signor Le Duc? No, niente. No, lui dice che se noi le chiediamo un bacio, lei a me lo dà, ma a lui no. Gli dimostri che non è vero. Lei mica me l'ha chiesto. E se invece sì? Oh, allora... Attenta per la signora, attenta. Mi perdoni. No, niente, scusate. Come vede, signor Le Duc, i rapporti sociali umani sono molto difficili. Allora ingresso libero a tutti? A tutti, grazie. A lei. Bella, brava e gagliarda, capisci? E poi così espansiva. Capisco che un vecchio scapolo in pensione ci faccia sopra anche un pensierino. No.
Non di quel genere. Dio me ne scampi. Perché? A 20 anni era ancora una servetta. Ha incominciato a farsi strada sposando il vecchio padrone. Adesso è già la terza vedovanza. Sarà una fatalità, ma i mariti le muoiono alla svelta. Ah, interessante. E chissà quanti farfalloni come te le volteggiano intorno, eh? Ma è una cava simpatie. Provocando così parecchie antipatie, però è interessante. Magari pericoloso, poi. Boh, sì. Tanto più che fra poco poi adesso tornerà, eh? Perché? Che ore fai tu, scusa? Le 9:20. Ah, 9:20. In questo momento il procuratore sta uscendo di casa. Piega perfetta i calzoni, giacca impeccabile. Ah, lo sai che porta? Un tipo di scarpe identiche a quelle che aveva l'uomo che mi ha sparato. Vorresti dire? No, che deve essere un tipo di scarpe molto in uso. Vari anni fa, la gente di una certa età dei piedi delicati le porta ancora, dunque. Suola flessibile, tomaia morbida, no, osservate bene. Non condivido le tue insinuazioni. Ma non sono insinuazioni. I piedi e le scarpe sono le sole cose del mio assalitore che ho visto bene. In primo piano, come dicono oggi. Prego, si accomodi, signor procuratore. Le due, prendi il palettò, il cappello e il bastone del signor procuratore. Grazie, molto gentile. Signor commissario, mi hanno riferito la sua iniziativa ed io ho pensato bene di venirle a trovare e parlarle prima che la cosa prenda corpo. Sarà bene precisare che si tratta di una iniziativa sua, personale. Vabbè, anche stabilito questo, io non le nascondo che avrei apprezzato molto esserne avvertito preventivamente. Sì, dopotutto c'è una regolare istruttoria in corso di cui io porto intera la responsabilità. Sì, capisco. Prego, si accomodi, signor procuratore. Grazie. Avanti. Disturbo? Disturbare tu, no. Accomodati. Grazie. Sa, ho letto quel manifesto un po' insolito del collega Maigret e allora ho creduto mio dovere. Certo, certo, hai fatto benissimo. Stavo giusto per riferire al signor procuratore quanto avevo confidato a Leduc, che fra poco il pazzo sarebbe stato qui. E perciò, viste le mie condizioni, la tua presenza è più che opportuna, direi quasi necessaria, ecco, perché regolarizza la situazione, capisci? Siedi, siedi. Ah, Leduc, fai portare su delle sedie, molte sedie. Fammi un'altra cortesia, guarda che nel cassetto del mio comodino c'è del danaro. Fatti cambiare sotto in biglietti da 100. Grazie. Consiglio di guerra. Sì, proprio, proprio, dottor Rio. Prego, prego, si accomodi. Manca soltanto il giudice istruttore. Dove sarà? Ah, è andato a Saint per un interrogatorio. Ah, e il cancelliere? Forse il giudice l'ha portato con sé. Ah, ecco. No, eccolo il cancelliere. Sta uscendo di casa. Abita lì di fronte. Ah, ecco. Vuoi aprire le due per piacere? Chi è? Oh, Rosalie, la nostra cameriera. Avanti, avanti, avanti. E chi è questo giovinotto? È il mio fidanzato. Sa, lui non voleva farmi venire, con la scusa che meno si parla e meglio è. Ah, bene. Avanti, avanti anche il giovinotto. Prego, si accomodi, venga pure. Anche lei, signora Emily. Sbaglio o lei sta sulle spine? Beh, sa, signor commissario, con tutto il da fare che c'è qui, Rosalie mi è indispensabile.
Beh, mi sbrigherò presto. Dunque, cos'hai da dirmi, Rosalie? Scusi, se do del tu alla sua fidanzata, come se parlassi ad una figlia, sa? Beh, arrivati a questo punto, signor commissario, io non vedo più la necessità di... Prego, prego, stia comodo, signor procuratore, stia comodo. Allora, Rosalie. Non so però se posso avere il suo premio. Sa, ho già detto ai signori tutto quello che sapevo. Ammesso che sia vero. Certo che è vero. Vuoi che mi sia inventata tutto? Già, perché la storia del cliente che ti voleva sposare non te la sei inventata. E l'altra, che tua madre era stata levata dagli zingari. So io quello che ho detto. E perché l'ho detto? Ad ogni modo, il fatto è che quella sera mi hanno assalita alle spalle. Ed ho sentito una mano sulla gola. E allora ho addentato quella mano con tutta la forza che avevo in corpo. E ho visto che al dito aveva un anello d'oro. Ma la faccia non l'hai vista? Ma che? È subito scappato nel bosco. Ah, solo la schiena ho visto, mentre cercavo di rimettermi in piedi. Sicché non potresti riconoscerlo? Beh, così ha dichiarato nell'interrogatorio. Mica potevo dichiarare altro, è la verità! Giusto, ma l'anello l'hai visto? Sapresti dirmi com'era? Rivedendolo, lo riconosceresti? Pensaci bene. Era un anello d'oro. Scusi, ma... Dica. E non vorrei che Rosalie si mettesse nei guai. Rosalie è una brava ragazza, vede? Ma è un po', come si dice, non c'è notte che non faccia un sogno. E la mattina lo racconta come se le fosse capitato sul serio. È lo stesso che i romanzi che legge. Dopo due giorni sono storie vere, capisci com'è fatta? Insomma, se non proprio dei sospetti, qualche ideuzza ce l'hai, Rosalie? Certo sai che la cosa è grave, non te la senti di spifferare la leggera cosa di cui non sei sicurissima? È così? Beh, le do da lei 100 franchi, È soddisfatta di lei, signora Emily? Come cameriera non ho da lamentarmi. Ha altro da chiederle? No. Ah, senta, Rosalie, è tardi, c'è molto da fare giù. Oh, cancelliere, anche lei. Venga pure, bravo, s'accomodi pure. Avanti un altro. Dica pure. Aiuto! Per le medicazioni non c'è tempo, devo andare. No, aspetti, mi sbrigo. Ti lascio passare. Ma non puoi passare, ma dove vuoi andare? Voglio parlare. Ma non posso farti che c'è, con quel giovinotto, signore Emily, lo lasci venire. Ah. Vieni avanti. Senta, signor commissario, ma non vorrà dare credito anche a questo? Ma è un povero deficiente epilettico. Ebbene, cerchiamo per l'appunto una normale. E dunque... Avanti, parla. È sempre con me. Ma io non ho fatto niente, giuro. Io non ho fatto niente. Mi avevano detto che qui davate 100 franchi. Mi servono per un vestito. Un vestito nuovo. Dagli, fai venire un altro. Va bene, giovinotto. Grazie. Ma dica, lei pensa veramente di scoprire qualcosa? Vedrà. Avanti, venga. Allora... Sono il padre della donna che è stata ammazzata per prima. E sono venuto a dirle che se quel maledetto mi capita tra le mani, non aspetterò lei per fare giustizia.
Ha qualche sospetto? Qualche idea? Sospetti? Altro che sospetti! Ma lei non è di qui. Certe cose non le può sapere. E qui tutti lo sanno. Tutti! Ma nessuno ha il fegato di dirlo ad alta voce. Parli lei, allora. Perché vuole aspettare che lo faccia un altro? No, stia tranquillo. Non ho peli sulla lingua, io. Parlerò. Ma quando avrò visto che lei non è della stessa pasta di quelli che tengono il mestolo in mano, morrò! Mi sono spiegato. La ringrazio. Dagli... No, no, no. Niente soldi a me. Ma se un giorno capita dalle parti del Moulin Neuf, venga a trovarmi. Le Duke, per piacere mi dai un fiammifero? Senta, commissario, io non capisco assolutamente la sua aria così soddisfatta. Questi interrogatori erano già stati fatti. Già, ma oggi quello che chiamano il pazzo è entrato in questa stanza. E chi sarebbe? Aspetto che si tradisca. Beh, mi scusi, commissario Maigret, ma devo andare. No, io sono pronto per la medicazione. Ho un consulto alle 11 e sono già in ritardo. Anche là si tratta della vita di un uomo. L'accompagno, dottore. Beh, allora anch'io, commissario. Beh, un momento, prego. Scusate. Dottore! Dottor Ribot! Venga, guardi! Françoise. Chi è Françoise? È mia cognata. Forse si tratta di una chiamata urgente, oppure... Oh, Jacques! Oh, commissario! Signor Durso! M'ha salito, così strozzata, nel bosco del Moulin Neuf. Ero andata a fare una passeggiata. Quando ad un tratto... Oh, mio Dio. E il pazzo era qui, vero? È riuscita a vederlo? Oh sì, per un attimo. Non so come sono riuscita a liberarmi. È alto, robusto... Nella lotta ha inciampato in un ceppo. Così ha allentato la stretta. L'ho colpito col bastone da passeggio. Sono riuscita a svincolarmi. Ed è fuggito? Io sono scappata. Com'è? Che tipo è? Un vagabondo, certamente. Vestito in modo rozzo, orecchie grosse. Un tipo che non ha mai visto. Ha tentato di inseguirla? Sì, aveva fatto un balzo verso di me. Ma io ho sentito un'automobile, così ho gridato, sono corsa sulla strada. E quando mi sono voltata non c'era più. Dio mio, che esperienza. Se non ci fosse stata quella macchina... Ma non c'era nessuno nelle vicinanze? Non ho visto nessuno. Sono corsa qui. Ma scusi, non faceva prima ad andare a casa? Io non sono pratico dei luoghi, ma se non sbaglio la sua villa era più vicina, no? Ma in casa c'era soltanto mia sorella. Io ho pensato subito alla polizia. Ma in quale punto è accaduto precisamente? Prima del cascinale? A sinistra o a destra della macchina? Subito dopo la cava abbandonata. Io faccio fare una battuta nel bosco, forse troveremo qualche traccia. La prego immediatamente.
Mi compiaccio con lei per lo scampato pericolo, signorina. Non appena il giudice tornerà da Saint, io la farò avvertire perché vada a denunciare ufficialmente l'accaduto e firmare il verbale. Io penso che lei non abbia più bisogno di noi, signor commissario. Françoise. Così, pare che il pazzo non fosse qui, come dicevi tu. Ma se quella cui abbiamo assistito è una commedia, l'assassino era qui. A me non è parsa una commedia. E allora dovrò ricominciare tutto da capo. Se te lo faranno più fare. È vero, è vero. Li ho esasperati tutti, te compreso. Sì. Ti conviene restare a Villefranche, a gustare i pranzetti della tua vecchia cuoca. Sai, oggi la nipote non la viene ad aiutare, così pranzo qui in albergo. Ah, lo so io perché pranzo in albergo, perché oggi la padrona fa il pasticcio d'oca. Ah. Ebbene sì, è il mio debole. Soprattutto però resto per sparlare con lei di te. Oggi l'hai proprio delusa. Beh, almeno non sarà più tanto invadente, sai. È meglio, meglio per tutti e due, no? Dai, fatti una fumatina finché tua moglie non c'è. Ma se non era una commedia, che davvero in quei boschi si aggiri un pazzo vagabondo. Non riuscirete mai a prendermi, sono più veloce io! Non so più cosa far da mangiare, la notte dove appoggiar la testa per dormire, se non ci sei tu. La casa è troppo grande ed io da sola non ci resisto più. Corro a cercare un amico da fare e voglio star con me a sentirmi parlare di te. Se non ci sei tu, a me non importa più di riordinare il letto, di scegliere un vestito nuovo, non mi importa più, io mi sento giù. Poca voglia ho di lavorare, mio Dio come mi sto lasciando andare. Corro a cercare un amico che non abbia niente da fare, voglio star con me a sentirmi parlare di te.